Vuoi informarti, formarti e orientarti nel caos contemporaneo? Ascolta radionomalibera.org, la prima emittente di podcast cattolici in Italia. Per saperne di più visita il sito www.radionomalibera.org. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. In una fase profetica, il grande filosofo, oratore romano Cicerone dichiarò: due cose rivelano l'amante, che fa del bene all'amato e che sopporta la sofferenza di croce, e quest'ultima cosa è il segno più grande dell'amore. Similmente, San Pietro Crisologo, vescovo e dottore della Chiesa, dice che l'amore di Dio per l'uomo non sarebbe stato soddisfatto se non avesse sofferto fino alla morte per lui. Riteneva che fosse troppo poco se non avesse mostrato il suo amore verso di noi tramite la sofferenza. E San Gregorio Nazianzeno scrive: «In nessun altro modo l'amore di Dio per noi poteva essere dichiarato». Seguendo San Bernardo, San Bonaventura asserisce nel suo trattato La vita mistica le parole seguenti: «Nella passione e nel rosso della passione si rivela l'ardore della carità grandissima ed impareggiabile». E continua: «Come rosa chiusa dal notturno gelo, quando il sollevante la riscalda, si apre tutta e dai petali aperti mostra nella sua porpora un ardore giocondo, così il delizioso fiore del cielo, l'ottimo Gesù che nelle lunghe età, da dopo il peccato di Adamo, era chiuso dal freddo notturno e non somministrava ancora pienezza di grazia ai peccatori, finalmente, avvicinandosi la pienezza dei tempi, acceso dai raggi dell'amore ardentissimo, si aprì tutto in ogni parte del suo corpo e la fiamma della rosa d'amore rifulse nel rosso vivo del sangue». Quando nostro Signore Gesù Cristo, il cui nome sia sempre benedetto, ci chiede oggi di amarlo con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutta la mente, ci chiede di amarlo fino alla sofferenza, il segno più grande dell'amore, da tenere i suoi comandamenti fino al punto che ci fa soffrire, lottando contro la nostra natura caduta, nei nostri desideri bassi e meschini, la nostra riluttanza di fare grandi sforzi, compiendo i doveri nel nostro stato di vita, anche quando ci sembrano insopportabili, facendo quel lavoro che è, nelle parole di Santa Teresina ispirate dalla Sacra Scrittura, fra tutti il più penoso, e che consiste in quello che si intraprende sopra se stessi per arrivare a vincersi, ed infine, accettando ed offrendo a Dio per l'intercessione della Madonna, senza lamentarsi, tutti gli sconforti, tutti i dolori e tutte le sofferenze che Dio, nei suoi disegni e nel suo amore insondabili, per noi, si degna di mandarci per amore di Lui, per glorificare il suo santo nome e per la nostra eterna beatitudine. Amen. In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti, sia lodato Gesù Cristo. Vuoi informarti, formarti e orientarti nel caos contemporaneo? Ascolta radionomalibera.org, la prima emittente di podcast cattolici in Italia. Per saperne di più visita il sito www.radionomalibera.org.